Edizione straordinaria, care amiche e cari amici, buonasera. È il giorno della conferenza stampa di Morata, è il giorno della sicurezza dell'arrivo di Emerson Royal. Intanto vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Allora, oggi è la giornata della conferenza stampa di Morata, ve l'abbiamo già mandata piuttosto in maniera estesa, le parole sue, un giocatore che ha subito dimostrato grande carisma, professionalità, sicurezza. Insomma, quando tu compri un giocatore che è stato nel Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, finale di Champions League e Chelsea, non sbagli mai, non sbagli mai. Chiara le parole. Chiare, no, chiare mica tanto le parole di Ibra che ha detto siamo al quarto giorno, anche il mondo non è stato fatto in un giorno ma in 7 giorni, speriamo che ci voglia così mandare un messaggio che la campagna rafforzamento continua in maniera precisa e mirata e quindi il prossimo adesso la domanda è sempre solo uno, Fofana, 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 Fofana. E poi finito quello, l'attaccante centrale, l'attaccante centrale, l'attaccante centrale. E poi dopodiché si potrà fare stilare un bilancio di questa campagna rafforzamento che non porterà giocatori, diciamo, salvo Morata, di livello straordinario quanto a costo. Quello che ovviamente conta è che poi non sia importante il costo, ma sia importante il rendimento. Il grande giocatore lo faccia il rendimento in campo. Dicevo, oggi la giornata, oggi c'è stato anche il giallo, come la nota, ve l'abbiamo già parlato, la nota del comune che Milan e Inter stanno valutando anche la possibilità di acquistare San Siro e anche la superficie. Poi subito un'altra puntualizzazione da Calcio e Finanza. Sì. Dentro in questa lettera c'era quella frase, ma c'era anche altre frasi che significavano, volevano far capire che quella era un'alternativa a San Siro alle linee di indirizzo che il Milan e l'Inter stanno portando avanti per quello che riguarda lo stadio. Ma andiamo adesso a Emerson. Emerson Royal, 15 milioni, volevano 15 e 15 hanno avuto. Quelli del Tottenham, 15 milioni di euro più 2 di bonus. Vediamo adesso quando arriverà. Si dice domenica o lunedì per espletare l'arrivo, magari domenica, le visite mediche. Insomma, magari potrebbe andare addirittura in panchina nel trofeo Berlusconi o più probabilmente in panchina contro il Torino. Però prima del Q&A io mi sono segnato, c'è un sito che seguo, si chiama Cachavit, che ha esaminato e secondo questo sito perché il Milan abbia comprato Emerson Royal. Ecco, me lo sono segnato queste parole e perché a volte si è un po' superficiali nei giudizi. E andiamo prima a esaminare il giocatore, vedremo come giocherà. Però perché Emerson? Secondo i miei amici dei Cachavit, Emerson non è un top player, ma un giocatore con caratteristiche precise per il Milan, che il Milan cerca. Un terzino che sappia dare equilibri senza farsi saltare in uno contro uno, coprendo bene il campo e che sappia gestire la fase di costruzione senza perdere palloni. Che possa giocare su entrambe le fasce. E che sa relazionarsi bene con i movimenti dei compagni, garantendo sempre copertura. È dall'altra parte dove vanno. Sa aggredire, altra cosa importante, visto lo stile di gioco che vogliamo adottare. Non aspettatevi nulla offensivamente. Quello che ha sempre detto il mio caro amico e vostro amico Luke Dean. Sarà difficile gli venga chiesto di entrare dentro al campo e di spingere perché non è quel tipo di terzino. Avrebbe anche la gamba per spingere, ma non la qualità e le scelte dell'ultimo terzo di campo. Ha lacune
in fase offensiva, per cui non bisogna vederlo in quel tipo di compito. È un giocatore difensivo, di sistema, che inserito in un contesto che funziona, a svolgere i compiti che sa fare, potrà rivelarsi molto utile. Queste sono le parole. E il punto principale è che il Milan vuole adottare uno stile di gioco aggressivo con difesa alta. Emerson è un giocatore molto forte in uno contro uno difensivi. È difficile saltarlo. Ha una bella gamba, fisicità, che gli consentono di coprire bene il campo quando la squadra sta alta e subisce transizione. Ecco, per questo motivo è stato preso e come ci aveva già detto più di una volta, Luca Didi è stato preso Emerson Royal. Vedremo se poi anche in campo saprà, diciamo, rispondere a alle esigenze tecnico-tattiche di Paolo Fonseca. Questo è il motivo. Non aspettiamoci il Cafu, ma uno che sta lì. Ma veniamo al Q&A del fine settimana. Partiamo dunque con Aste874 che mi chiede: Osimhen al Milan? A me piacerebbe. Aste874 a chi non piacerebbe, però 100 milioni in Milan non li spende. Carmine84, la migliore coppia di centrocampo che abbiamo. Benasser Reinders, non ci sono dubbi, oggi è così. Welcome a P10, qualora non si riuscisse a prendere Fofana, quale profilo sarebbe utile? Amrabat, Amrabat lo vogliono due squadre turche. Non mi convince come Fofana, come erede di Kessié, Manu Koné, bisogna andare a trovare qualcos'altro. Arriva Federico Chiesa e Nicola Panotti, per me no. Gerardo Plaitano, secondo lei il Milan deve correggere la fase difensiva? In generale deve correggere, giocatori più attenti e determinati, ma meno lasciati lì alla mercé di avversari che si infilano. Antonio Vespia, che cosa ci dobbiamo aspettare ancora dal mercato dei rossoneri? Un centrocampista centrale e io mi aspetto anche un attaccante. Ludovico Santini, Fofana, e adesso lo seguiremo di giorno in giorno, di momento in momento. Chiederemo, speriamo che il Milan riesca a sbloccare la situazione. FranLeon92, ciao Carlo, Milik come vice Morata, dato che la Juve lo deve cedere, costo basso e signor giocatore. Personalmente ha avuto diversi problemi fisici, ma lo prenderei subito. Francesco fa parte di quei giocatori seri, professionali, esperti. Francesco Fanelli, se non dovesse arrivare Fofana, spero che arrivi. In questo momento chi si potrebbe prendere a 20 milioni di euro? Non ho un'idea. Quando io ho detto qualche mese fa Wallace come alternativa a centrocampo, ribellione dei social, Wallace, sono quei giocatori che sono utili, mentre si aspetta Fofana. Cioè, FranLeon92, dato che Tomori fa parecchi errori, pensi che sia ipotizzabile una difesa Pavlovic-Gabbia? La difesa dovrebbe essere Emerson Royal, con Tomori, Pavlovic e Theo. Queste dovrebbero essere i potenziali. Pepleback 2020, Carlo, qualcosa mi dice che arriverà Rabiot a fine mercato. Mi sembra strano. Non è ancora stato, magari potrebbe arrivare proprio perché per mancanza di avversari. San Felice Giovanni, Camard in prestito, la Salernitana in B, no, rimane a Milano. Patti Comastri, ma mi spieghi perché non ci piace Chiesa? Non è che non ci piace, ha già dei problemi di collocazione, a destra e a sinistra siamo belli pieni di giocatori. E poi, cioè, vuole 6 milioni, 5-6 milioni, non li dà il Milan. Abraham come terzo attaccante, Carmelo 17, parto per Roma e lo vado a prendere subito, caro Carmelo 17. Marco Angelozzi, qualche possibilità di prendere Hummels a parametro zero mi sembra difficile. Tet 01989, come pensi di finire dal Milan quest'anno in classifica? Io penso sempre e solo al primo posto, sempre e solo al primo posto. Non riesco a vedere, boh. Squadre che sicuramente sono davanti a noi. Boh, se il Milan è il Milan, se Fonseca è bravo come dicono, vediamo. Dani Comune 94, ma lo Cicic Mediano come lo vedrebbe?
Loftus Cheek ormai ho capito che secondo me può essere la mezzala in un centrocampo a 3, oppure il 10 là davanti. Luke 27, chi cederemo per far spazio ai nuovi per le liste? C'è sempre, la verità è che si parla di Benasser, si parla di Adli, ma non ci sono offerte. Giuseppe Morina, ma con 13,94, ma con l'attaccante com'è finita? Io sono per Depay o Icardi o Abraham. Guarda, Icardi non viene, costa 10-12. Abraham io sì, Depay mi andrebbe bene. Peter Pan 19,88, focus cessioni. È inutile parlare dei nuovi senza sfoltire. Anche Ibra parlava di max 23 giocatori. E cessioni, però bisogna trovare chi ti dia il denaro che tu vuoi e trovare la squadra che cerchi questi giocatori. Non mi sembra che in questo momento ci siano le basi. Carlo Frattino, nel caso saltasse Fofana, che ne pensi di Schouten? Mi serve un centrocampista là che sì, scegliete voi il nome, Schouten andrebbe bene. Bobby From 80, ciao Carlo, perché la nostra squadra mercato non fornisce qualche alternativa a Fofana? Probabilmente ce le hanno le alternative a Fofana, non sappiamo chi siano. Marco Scalvini, Musa Loftus-Cheek, secondo me non adatti al 4-2-3-1, ma solo al 4-3-3. Non sei lontano, anche per me potrebbe essere questo. Anche per me. Vedrei di più un Fofana in mezzo, Loftus a destra, a sinistra, Reinders, davanti Pulisic, Morata e Leao. A me una squadra del genere non dispiacerebbe. Ciao, buona serata e vi invito sempre a iscrivermi al mio canale YouTube, attivare la campanella e scaricare il link in descrizione.